Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Visionaire. Andiamo subito a vedere quali sono i nuovi film che escono in sala questa settimana. Settimana molto ricca di uscite che vede anche l'arrivo sul grande schermo di un film attesissimo da mesi. Si tratta di Rush, la pellicola firmata da Ron Howard che racconta il mondo della Formula 1 degli anni 70, ma soprattutto l'epica sfida fra Niki Lauda e James Hunt, perfettamente resi nei minimi dettagli, voce compresa da Daniel Brühl e Chris Hemsworth. Rimaniamo in ambito automobilistico, diciamo così, perché esce un altro film, decisamente diverso, ma ugualmente atteso, tanto che la data di distribuzione, prevista per il 26 settembre, è stata anticipata al 19. Sto parlando di Sacro Gra, il documentario che racconta i personaggi e le vite che si possono incontrare sul grande raccordo anulare di Roma, fresco vincitore del Leone d'Oro alla 70esima Mostra del Cinema di Venezia. E rimanendo in macchina e partendo sempre dal Festival Veneziano, questo weekend in sala troviamo anche Via Castellana Bandiera, esordio al cinema della regista teatrale Emma Dante, che al Lido ha portato a Elena Cotta la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Il film racconta un ostinato duello fra due donne imbottigliate in una stradina, nessuna delle due è intenzionata a cedere il passo. Ma cambiamo decisamente argomento perché questo weekend esce anche un film d'animazione, ovvero I Puffi 2. Questa volta lo stregone cattivo Gargamella crea delle creature dispettose simili agli omini blu, ma scopre che solo Puffetta conosce l'incantesimo per ottenere un vero puffo e allora la rapisce. Riusciranno i nostri pufferoi a riportarla a casa sana e salva? Immagino di sì, e immagino che sarebbe anche molto interessante sentire le voci originali in lingua inglese, che sono fra l'altro anche di Cristina Ricci e della cantante Katy Perry. Abbiamo parlato di stregoni e di magie e allora continuiamo con le maledizioni, ma quelle raccontate dalla commedia francese Un piano perfetto, perché per sconfiggere una sorta di maledizione che grava sulla sua famiglia da generazioni, prima di sposare l'uomo che ama, la protagonista decide di sposare il primo che capita per divorziare poi subito dopo. Un piano praticamente perfetto, o quasi. I protagonisti sono la tedesca Diane Kruger e il comico francese molto amato in patria Danny Boone. Devo dire che il trailer sembra molto divertente, che tutti questi anni di protezionismo nazionalista francese al cinema, chiamiamolo così, siano serviti a qualcosa? Ma ultimamente sembra proprio di sì, siamo davanti ad una vera e propria invasione. A proposito di famiglia, poi esce l'horror You Are Next, macelleria rusticana durante una riunione di famiglia in una casa di villeggiatura. La casa viene presa d'assalto da un misterioso gruppo di assassini armati di asce e balestre. Nessuno conosce la loro identità, né tantomeno il motivo dell'attacco. E la famiglia è anche al centro del film Il futuro di Alicia Scherson, tratto da un romanzo di Roberto Bolaño. È la storia di due fratelli adolescenti che rimangono orfani all'improvviso e si perdono in una vita tra crimine e prostituzione. Da segnalare nel cast la presenza di Rutger Hauer e di Nicolas Vaporidis. Per finire segnaliamo l'uscita di The Grandmaster di Wong Kar-wai. Il film è una biografia e racconta di Ip Man, che a noi forse dice poco, ma è stato il primo maestro di arti marziali ad insegnare lo stile Wing Chun, spero che si pronunci così. Tanto per capirci, si tratta del maestro di Bruce Lee. L'appuntamento con i film in uscita questo weekend si chiude qui, ma se volete dare un'occhiata ai trailer, giusto per farvi una vostra idea su cosa vedere al cinema, venite a trovarmi sulla pagina Facebook di Visionaire, vi aspetto. Per questa settimana è tutto da Laura Buffa, buona serata e buon cinema a tutti!